Anche la marineria di Pescara, come tante altre in Italia, è da oggi in sciopero per protestare contro il caro gasolio che non permette più di sostenere l'attività di pesca e così il comparto ha deciso di fermarsi a tempo indeterminato. Francesco Scordella, presidente dell'Associazione Armatori Pescara, spiega che per protesta domani verranno riconsegnati i libretti e i documenti delle imbarcazioni alla direzione marittima. Il futuro è davvero denso di nubi per tutto il comparto. Veniamo da 2 anni pandemia, problemi del porto, problemi gasolio, problemi giornate aggiuntive delle comunità europee, praticamente siamo arrivati al collasso e quindi oggi abbiamo detto tutti no, basta andare in mare perché il costo energetico supera alla lunga le entrate, non è più giusto andare a lavorare e abbiamo chiesto un incontro con le istituzioni per trovare una soluzione, anche perché sulle imbarcazioni ci sono anche le famiglie, c'è l'indotto, la ristorazione, il commercio, stiamo parlando di una grossa fetta di economia che gira intorno alla pesca, anche gli altri colleghi a livello nazionale stanno facendo le manifestazioni e ci incontreremo per trovare una soluzione. Domani, come segno di protesta, invece di protestare sulle strade ed essere antipatici all'opinione pubblica, consegneremo i documenti alle capitanerie di porto, riconsegneremo questi benedetti documenti delle aziende e che a questo punto ci pensano loro a trovare la soluzione. Ma quali potrebbero essere le soluzioni? Ma le soluzioni potrebbero essere, innanzitutto sui tavoli ci dovremmo andare noi, non più le associazioni e i sindacati, ma non è che me ne vogliano male, ed è giusto perché le proposte le possiamo fare noi. E quello che chiediamo, se la cosa si sta mettendo brutta, perché ripeto è un problema globale, trovare una soluzione, potrebbe essere un fermo anticipato. Noi non sappiamo lo scenario che succede, perché è improponibile, come vedete voi le colonnine per gli automobilisti, è un continuo giornaliero, quindi può darsi che questa situazione può durare un mese, 2 mesi, 3 mesi, non lo sa nessuno, anche se quello che succederà con la guerra, perché il primo pensiero nostro va alle povere vittime, quindi la guerra mi auguro che finisca subito, ma il problema è che nessuno sa quello che succederà domani, dopodomani e così via, quindi questo è il problema, siamo 60 imbarcazioni più 15 vongolari, questo è il risultato di quello che sta succedendo a livello globale.